Sei già acceso? Sì. Ma aspetta, cacchio! Allora, taglia. Hello there. Sai che non lo dico io. Uno, due, tre. Hello there. Oddio, sto andando via la luce. Ma veramente, nel momento più bello. Okay. Hello there. There. Oggi siamo qui, io e Tiago. Non so se alcune di voi magari non lo conoscono perché si sono iscritte da poco al mio canale. Comunque io e Tiago siamo amici da un sacco di tempo, ma vi parleremo oggi proprio della nostra amicizia, quindi non ve lo presento troppo, ma tantissimi di voi già lo conosceranno. Quindi lui è Tiago e oggi facciamo il best friend tag e risponderemo a un po' di domande che riguardano la nostra amicizia oppure per vedere anche se ci conosciamo abbastanza. Ovvio. Quindi iniziamo con la prima domanda che ho sul mio telefono, ovviamente. Yes. Allora, quando ci siamo conosciuti? Devo dirlo io. Allora, ci siamo conosciuti il primo anno di liceo. Ok, quindi noi adesso praticamente abbiamo 19 anni, quindi 20. Tu già 20, quindi più o meno 5 anni e mezzo, 6? Sì. 5 sì. Anni e mezzo. Sì. Se dovessimo andare insieme in un paese, in un posto nel mondo, dove andremmo, tipo in vacanza insieme? Allora, cielo verde in Toscana, dove siamo già andati. Noi ci siamo già andati insieme in vacanza, siamo andati in Toscana, in un villaggio sul mare. E Londra. Vabbè, poi è vero, tutti i viaggi con la scuola abbiamo visitato. Sì. Però sarebbe bello magari andare in un posto dove c'è sia la città che il mare, visto che comunque a te piace anche la spiaggia. Sì, a quello non piace il mare. Eh no, infatti a me no. Quindi magari potremmo andare, vabbè. A me piace tantissimo Los Angeles, sarebbe molto carino. Los Angeles? Sì. Allora andremo a Los Angeles, va bene. Dai. Va bene, partiamo domani, ciao. Il colore preferito? Il mio, lo sai? Certo. Uno ne hai? Sì, uno. Colore, non da indossare o la camera, eh. Proprio il mio colore preferito. Il tuo colore preferito, rosa? No. Rosso? Sì. Il tuo è blu? Boh. Verde? No, lo so, no, altro. Alt, basta che sia sgargiante, punto. Tipo giallo, verde, sgargiante. Fluo, sì. Ok. Scusatemi. Il tuo cibo preferito? Allora, il tuo è... il tuo è tipo il sushi? Sì, e la pizza, vabbè, quella tutti. A te piacciono le lasagne? Il tiramisù? Sì, ecco, tutte cose belle. Yeah, pam pam. Yeah, così. No, da però pancia. Dimmi qual è il tuo... No, lasagne, pizza, pasta. No, le cose classiche italiane. Sì, sì. Qual è la tua celebrità preferita? Cioè, celebrità può essere cantante, attore e tutto il resto. In assoluto, a me, chi piace proprio più di tutti? Dammi da qualche inizio, un cantante. È un maschio? Ah, ma quello di One Direction, che adesso sì, so il nome, lo dico in 2 secondi. 3, 2, 1... Io dico abbreviato lui Tomlinson. Ok. A te invece, prima di me sei maschio o femmina? Sai che ho 4 persone di riferimento io? Che mi hanno proprio... Dai, lo dico sempre. Non è vero. Sempre. Vabbè, però c'è qualche femmina o sono tutti maschi? Sono tutte femmine. Uno un maschio. Belen. Ma che Belen, ma dai, ma che cosa stai dicendo? Non lo so, dai, aiutami. Hanno fatto dei film, cioè questi film ci sono da tanto tempo. È Sister Act? Whoopi Goldberg. Ok, e gli altri non ho idea. Tina Cipollari. Sai che lo volevo dire, mi a ridere. Poi quella del film The Devil Wears Prada. Ok. Che si chiama Miranda. Sì. Mi trovo molto lei. E poi Mrs. Doubtfire. Ah, è vero, ecco. Hai ragione. Vabbè, ma questo tu non lo sai. Sì, cioè, andiamo già così. Va bene. No, va bene. Il film preferito? Tuo? Tuo Sister Act e Il Diavolo Veste Prada. Tutti i film... High School Musical. Vabbè, no, tutti i film correlati a queste persone. No. Il tuo film preferito? Forse a te piacciono un po' quelle storie un po' intrigate. Tipo American Horror Story. Ma quella è una serie TV. Una serie TV. Però comunque via. Sì. Come film ti do un aiuto della Disney, però è film, non è cartone. Ce ne sono un po' delle Disney. No, mi sfugge questo. Ma? Che ce l'avevi come sfondo? Aspetta, vai avanti un po', ma... Malifi...
Ma a Malefica! Sento, sì! Malefica, yes. E anche Alice in Wonderland. Ah, già, è vero! Sì. È vero, è vero. Io ce l'ho come sfondo. Yeah. Vero. Ancora adesso? Certo, la tengo tutta la vita. Me lo ricordo. Qual è la parte del corpo che amiamo di più di noi? Guarda, ti dirò. Allora, di te, forse il viso. Sì, diciamo di sì, soprattutto gli occhi. Sai che stavo rispondendo di me? Allora, secondo me di te l'altezza. Sì, dai. Il culo. Cleo, il culo perché è sodo, bello lì, strong. Brasile che parla qua. Il Brasile è lì. È lì, è lì. Poi però c'è un'altra parte sul mio viso che ha. I denti. Sì. Chi dei due ci mette più tempo a prepararsi? Beh. Vabbè, io sì per il trucco, però per i vestiti comunque anche tu devi avere il giusto outfit. Sì, sì, io ci metto tanto. Se devo proprio uscire, essere al top of the world. I capelli, la doccia. Però poi è vero, il trucco è quello. Secondo me siamo lì. Sì. Siamo lì. Sì, togliendo il trucco siamo lì. Due gay proprio. Qual è il lavoro che sogniamo di fare più di tutti? Io di te lo so. Però no, prima dico io di te. Ok. Allora, te vorresti fare... È facile. A YouTuber. Esatto. Okay, ok. Tu invece... Avevi tanti sogni, però vabbè. Sì, vabbè, ok, la cantante, l'attrice, esatto. Il maestro, tutto. Però YouTuber era quello che voleva fare già dal liceo, mi ricordo che avevo iniziato, sì. E io? E tu lo steward sull'aereo. Signore e signori passeggeri, benvenuti su Tiago Rompivalle Airlines. Yeah! E questo l'ha ispirato ovviamente anche Tina Cipollari, sì. A Uomini e Donne, l'uscita. No, Tina si è ispirata a me, a dire la verità. Qual è il programma che si può vedere in TV preferito? Intanto diciamo il nostro in comune preferito, che è Uomini e Donne. Uomini e Donne, sì, in comune Uomini e Donne. Noi due sì. Poi il tuo, a te piace vedere non tanto le serie TV, ma più i programmi tipo che si trovano Uomini e Donne o Amici. Sì, tutte le cavolate. Uomini e Donne, Maria Amici. Del cuore. Poi cosa che c'è? L'Isola dei Famosi, sì. Tutte Grande Fratello, ti vale in petto, Sì, sì, sì. No, beh, però anche a me piacciono, però io guardo anche le serie TV. Cioè, io un po' meno. Tipo American Horror Story, come dicevi, e poi tu non lo sai, Pretty Little Liars, no, mi piace tantissimo. No, vabbè, voi lo sapete, per se mi seguite su Twitter. Voi lo sapete, io non lo so. Un ricordo che ti piace, a cui ti piace ripensare, che abbiamo fatto insieme qualcosa in questi anni di amicizia. Allora, un ricordo. Sì. Beh, ce ne sono stati tanti, alti e bassi. Sì. Però secondo me in gita eravamo belli carichi. No, sì, quando le gite fatto... che c'è stata una gita che eravamo belli. Beh, no, allora, il momento più bello, il periodo più bello è stato in vacanza in Toscana. Ah sì, è vero, beh, quando siamo andati insieme. Là è stato veramente bellissimo. Sì. Lì mi è piaciuto tanto. Beh, a me piaceva anche quando andavamo a canto insieme. Sì. Perché eravamo proprio... cioè, ci piaceva, poi a noi piace parlare, dire le nostre cose, commentare. Ovviamente. Dire la nostra opinione ed eravamo molto strong, la power couple. Sì, infatti. Contro tutti. Come al solito, yeah! No, però era bello, perché abbiamo condiviso tante passioni insieme. Mm-hmm, quello è vero. Questa è una domanda bellissima per te. Il tuo libro preferito? Le piccole cose che amo di te. Che sbaglio sempre il titolo. Perché come lo dici? Le piccole cose che non so di te, non so perché così. Dico così, però vabbè. No, io in realtà lo dicevo anche perché tu non leggi molto, ecco, quindi era un po' difficile. Io... odio leggere. Sì. Questa vabbè, io lo sai? Certo, Cleo, ovviamente. A parte il mio, ovviamente. Ma no, ma ovvio che lo so. Dai, prossima domanda. Dai, no, è un libro che ci sono andato da leggere al liceo che tu sicuro non hai letto. Ma non dirlo così pubblicamente. Inglese, classico dell'Ottocento. No, stai andando un po' troppo sullo specifico così, Tanto non lo sai, non te lo ricordi. L'abbiamo studiato in letteratura. L'inizio. Orgoglio. Ah, Pride and Prejudice. Troppo. Oh my God. Ah, già che le piaceva un sacco, sì. Lei. Anche Il ritratto di Dorian Gray. Gray. Sì. Abbiamo un soprannome che ci diamo? Gino. Gino, io lo chiamo Gino. Se no, Tiago. Non è che... Chloe. Ah, è vero. Lui mi chiama Chloe Cloinda. Chloe o Cloinda, sì. Chloe l'aveva sancito quella Chloe, sì, della nostra scuola. C'era la segretaria della scuola che...
Era convinta che mi chiamassi Chloe. E vabbè. Una cosa... Una cosa che non sappiamo fare, cioè che l'altro non sa fare, non è bravo a fare. Pulire. Quello sì. Tenere in ordine. Tenere in ordine. Lei è molto disordinata. Voi mi avete detto questa ala è... Che ordinata. E questo. Poi invece tu che non sai fare bene... Stai ben attenta a quello che dici. Allora. Beh, c'è un tempo. 5. No! 3. Non sei bravo a scrivere in modo leggibile. Perché scrivi in modo molto... Scrivo bene. Fidatevi. Credetemi sulla fiducia. Una cosa che l'altro sa fare molto bene. Tu cantare e fare il tiramisù. E tu sei molto... Allora, apro questa piccola parentesi appunto. Lei è molto brava a fare video. Perché, per esempio, io mi chiedo sempre di aprire un canale. Però io dico che non a parte che non mi sento all'altezza. Poi bisogna avere l'edizione, bisogna avere... Quindi tu sei molto brava a fare questa cosa. Vabbè, ma anche tu saresti brava. Anche le persone che ti vengono contro. Alla fine io dico, guardate che è impegnativo fare una cosa del genere. Quindi Cleo, chapeau. Grazie. Quindi ecco, tu quindi potresti fare un canale di cover. Sì. Sì, sì. Allora... Non mi ricordo più la domanda. Paia di smuta. Se vincessimo un sacco di soldi alla lotteria, per cosa subito li spenderemmo? Tu li spenderesti subito? Cioè, appena li vinco cosa farei? Un viaggio. Ecco, sì. Un viaggio, lontano, non in Italia. Sì, perché io in Italia. Tu invece... Cavolo. Anche un viaggio, però la prima cosa più materiale. Trucchi. Sì. Trucchi, vestiti, shopping. Cioè andrei a fare shopping. Se ci fosse la nuova versione dell'iPhone sarebbe quella. È vero, è vero. L'animale preferito? Coniglio. No. Ma lo... Mi piacciono anche i conigli. Oh, però è il mio preferito. Cane. No. No. L'altro del cane, non il cane. Gatto. Il gatto. Miccio. Sì. Invece tu... Il cane. Non ho un animale preferito. Visto che è un cane, il cane. Salutiamo Aslan e Tokyo. E Tokyo, ciao, wow, wow. Un altro ricordo mi è venuto in mente. Quando a scuola, all'intervallo, oppure quando finiva la scuola per le vacanze d'estate, avevamo delle ore libere e mettevamo sempre le canzoni, i balli di gruppo e ballavamo tutti insieme in classe. Ma proprio quelle classiche, tipo bomba. E ballavamo tantissimo. Che bello, sì. Oppure mettevamo karaoke, le canzoni da cantare. Ah, è vero, poi noi facciamo sempre il karaoke quando ci vediamo. Sia canzoni italiane, tipo Vivo per lei da quando... E oppure High School Musical, Il mondo di Patti. Io te quiero, io te spero, cada noche pido al cielo que aparezca. Quiero tenerte a mi lado, Chloe. E comunque il video è finito. Bene, quindi. Però fateci sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto e soprattutto se volete rivederci insieme. Era tanto con non altri facciamo video. Video. È vero? Quindi ditemi se volete. Anzi, metteteci anche qui sotto delle idee così faremo video più pazzi. Esatto, bravi. E se volete potete seguire Tiago su Instagram. Quindi. Aiuto, scusate, ma l'allergia. Vi lascio qui sotto nella descrizione il link per andare sul suo profilo Instagram. Ecco, io volevo chiudere dicendo che mi fermano tantissime persone per salutarti, Cleo. Quindi saluti, sì, tantissime mi fermano. Io ringrazio quelle persone che mi seguono perché non ho fatto proprio nulla, però mi apprezzano, quindi ringrazio tutti. Seguite Cleo che veramente spacca, è un po' fuori di melone, però vabbè, Cleo è così. Comunque, ciao a tutti! Ciao!